Buonasera, eccoci con Attenti a quei due, l'appuntamento settimanale con l'approfondimento politico e oggi ancora una volta a piatto forte alcuni temi centrali di cui ci siamo già occupati anche la scorsa settimana. Ma prima di entrare nel merito, le presentazioni ufficiali, intanto il mio compagno di viaggio Rosario Buonasera Solacio, Mario, ben un caro trovato. saluto ai telespettatori. E c'è anche un altro ospite importante che ci assisterà, starà qui con noi ed è un ospite graditissimo ed è il consigliere comunale avvocato Primavera. Grazie a Buonasera, voi, buonasera. buonasera a voi. Benissimo, allora dunque è stata una settimana turbolenta quella Particolarmente vivace. trascorsa, ci siamo Sì. occupati anche della questione delle caditoie, sappiamo che c'è stata anche qualche reazione forte, soprattutto all'ufficio tecnico, attendiamo comunque novità. E torneremo ancora sull'argomento perché vorremmo capire qual è stato il metodo per quanto riguarda questa pulizia delle caditoie di cui tanto ci siamo occupati. E oggi è una giornata importante per quanto riguarda la sanità perché proprio questo pomeriggio si è svolto un atteso tavolo all'ASP di Catania. C'è stato in questi giorni un vero e proprio muro contro muro tra il sindaco di Giarre e la direzione dell'ASP, in mezzo anche il comitato civico proprio per organizzare questo tavolo. Inizialmente in origine era previsto al comune di Giarre, in municipio, poi l'ASP invece ha ribadito la necessità di spostarlo di una settimana, cioè a ieri, e naturalmente non più al comune ma nella sede dell'azienda a Catania. Questo aveva sortito qualche reazione, il comitato tra l'altro poi si è saputo non è stato invitato, quindi creando poi qualche dissapore inevitabile. Il tema è ovviamente il pronto soccorso. Naturalmente si è parlato oggi a lungo anche dei lavori che riguardano il pronto soccorso, in previsione per esempio la realizzazione qui a poco anche della cosiddetta camera calda, ma c'è anche da scoprire quali sono i prossimi step di questa infinita roadmap e soprattutto nella prospettiva di una nuova dirigenza, perché si parla che da qui a poco, forse addirittura entro giugno, ci sarà la rotazione dei direttori generali, quindi l'ANSA potrebbe non esserci ancora, o quantomeno spostato in qualche altra azienda, o addirittura o riconfermato o comunque non più in questo distretto. Insomma, seguiremo le vicende. L'ospedale rimane un tema centrale. Primavera, al netto delle polemiche che ci sono state relativamente alla location, Giarre sì, municipio sì, Catania no, resta il fatto che il pronto soccorso adesso va incontro, soprattutto siamo ormai nel pieno della stagione estiva, siamo ormai vicinissimi, registra un'affluenza importante alla luce del fatto che ci sono tantissime pendolari del mare, si mettono in moto i lidi, ci sono quelli che vengono per villeggiare, insomma la popolazione davvero raddoppia e quindi il pronto soccorso diventa centrale, l'assistenza e l'emergenza, la gestione piena dell'emergenza-urgenza diventa strategica e Ma è fondamentale. strategico l'ospedale a Giarre, per essere molto chiari, non solo d'estate, Certo. ma tutto l'anno va rafforzato e per questo occorre una scelta politica regionale, tengo a sottolineare, piuttosto chiara e netta, e affinché possiamo ottenere questa presa di posizione regionale occorre una presenza e un'attenzione costante da parte dell'amministrazione e da parte della politica locale. Bisogna difenderlo a spada tratta, anzi, dico che occorre anche rafforzare i servizi, potenziarlo perché è strategico non solo per Giarre, ma per l'intero territorio ionico Ma eterneo. io vorrei chiedere, è auspicabile un potenziamento dei servizi al di là delle formalità di questi giorni, le polemiche, le modalità, il metodo? Questo potenziamento dei servizi ritarda naturalmente la realizzazione del pronto soccorso, è importante, però occorrono dei servizi, occorre il personale. Ma poi i posti letto, per esempio, Esatto. l'ospedale di Giarre. L'impressione è che in fase preelettorale si blocchi tutto. Allora, l'ospedale di Giarre, qui dobbiamo ripercorrere ecco, la storia, non andava chiuso per essere molto Certamente, chiari. certamente. E oggi, diciamo, da pochi mesi Paghiamo questo lo biglietto per le abbiamo disposizioni. recuperato.
e stiamo pagando uno scotto piuttosto gravoso, il ritardo che si è accumulato in questi mesi. Ma sull'ospedale di Giarre non si transige. Giarre e il territorio ionico etneo ha bisogno dell'ospedale. Una struttura sanitaria efficiente e che dia delle risposte importanti, che sia soprattutto confacente quelle che sono le esigenze di un vasto territorio, certo, che è formato da oltre 120.000 persone. Un altro tema scottante di questi giorni è destinato ancora ad essere un tema centrale, perché si avvicina sempre di più la data del 31 maggio, è la vicenda delle strisce blu. Consigliere, lei avrà sicuramente seguito questa vicenda. Sappiamo che il 31 maggio c'è questa risoluzione del contratto, una decina di lavoratori andranno a casa, almeno per quello che è stato già anticipato dalla stessa Giale Parcheggi. Il Comune sta cercando di rimediare attraverso i propri legali. C'è una situazione complessa sullo sfondo per quanto riguarda la gestione anche del multiparcheggio. Insomma, ci sono parecchie vicende ancora, parecchi punti neri ancora da chiarire. La vicenda è abbastanza, da un punto di vista contrattuale, cioè nel rapporto fra Comune e Giarre Parcheggi, abbastanza ingarbugliata, e diciamo queste criticità si sono accumulate nel tempo, non sono le criticità che nascono negli ultimi mesi. Anche qui occorre una chiarezza. La chiarezza riguarda due punti. Intanto va rimodulata l'organizzazione del servizio e occorre una maggiore concertazione con i commercianti, con il centro storico, insomma, con le associazioni. Anche di ridisegnare anche ridisegnare gli stessi stalli. Assolutamente, bisogna ridisegnare, questa potrebbe essere un'occasione, l'organizzazione del servizio, con un punto fermo. Perché sul pane delle persone non si gioca. Assolutamente sì. Ci sono dei lavoratori che da diversi anni prestano servizio in questa società, vanno salvaguardati e il Comune deve prendere, qualsiasi sarà, diciamo, l'iniziativa su questo servizio, questo impegno. Ecco, qual è la sua idea su questo? Potrebbe ritornare, nel caso di una revoca, la gestione diretta? Potrebbe, cioè, essere istituita la gestione diretta, o bisogna riaffidarla a un'altra società? Ma questo passa attraverso la privatizzazione, la migliore soluzione? Allora, in tutte le amministrazioni pubbliche si va verso l'esternalizzazione. Il principio dell'economicità. Assolutamente, si va verso l'esternalizzazione del servizio, salvaguardando i livelli occupazionali. Sarebbe anacronistico. E anche retributivo. Assolutamente. È contrattuale, c'è un contratto nazionale riconosciuto. Sarebbe anacronistico, ecco, tornare indietro, soprattutto nelle condizioni in cui si trova oggi il Comune di Giarre, su cui, diciamo, magari avremo modo di approfondire. Soffermeremo. Comunque l'amministrazione sul tema ha preso una precisa posizione, almeno i legali che rappresentano l'amministrazione hanno preso una strada precisa, ovvero quello di procedere alla risoluzione del contratto con la Giarre Parcheggi, anche in ragione di gravi inadempimenti, così viene detto, della stessa Giarre Parcheggio, e anche le non meglio motivate ragioni di quello che viene considerato un vero e proprio abbandono dal territorio comunale, perché loro stanno andando via quasi senza preavviso. Assolutamente, infatti, cioè, qui si profila un ulteriore contenzioso, ma fra l'altro Giarre particolarmente, ma non è corretto neanche eticamente utilizzare il grimaldello dei licenziamenti per avere un potere negoziale nei confronti dell'amministrazione pubblica. Per questo il Comune deve prendere una posizione ferma a tutela dei lavoratori. Va precisato che il Comune di Giarre comunque vanta nei confronti della società Giarre Parcheggi ingenti crediti tributari, che il Comune, è stato ribadito dai legali dell'ente comunale, ha comunque intenzione di recuperare o comunque di azionare in compensazione, anche sulla scorta dell'esito dell'arbitrato che ha riconosciuto tra l'altro anche alla società somme ben inferiori a quelle richieste, e che comunque non è mai stato portato mai formalmente in esecuzione. Che significa? Che evidentemente c'è tutto rimasto in aria. Diciamo, si è dato seguito alle carte bollate senza dare poi esecuzione. È una cosa un po' atipica, no? Ma c'è chiarezza e trasparenza sui conti, secondo lei? Ma già risconta delle criticità. La criticità, come è riconosciuto, finanziaria, e la criticità della gestione legale. Servizi.
della gestione del contenzioso. Ricordiamo che da ultimo abbiamo approvato in Consiglio una delibera che prevede il servizio legale in convenzione con un altro comune, proprio perché Giarre è sprovvista da tempo dell'ufficio legale. Questo è un operativo, cioè un avvocato, ma una grossa carenza, la mole del contenzioso che poi, certo, si è riversato anche sulla questione del dissesto non può essere affrontata sicuramente da un solo legale. E sulla vicenda delle strisce blu abbiamo anche approfondito il tema, abbiamo sentito l'assessore al patrimonio Giuseppe Cavallazzi. Sì, sicuramente questo, diciamo, non è un bel momento, sia per quanto riguarda ovviamente il percorso che deve intraprendere l'ente, sia per quanto riguarda ovviamente i dipendenti che si troveranno da un giorno all'altro a spasso. Ovviamente l'interesse primario da parte dell'amministrazione è proprio quello di cercare di tutelare subito dopo questa rescissione di contratto, che ormai è imminente, fine mese, è quello di tutelare i dipendenti e preparare nel caso, nell'immediatezza, un bando che, inserendo una clausola sociale, per poter in qualche modo garantire continuità a quelle che sono le persone che si trovano in questo momento in una situazione di grosso disagio, ovviamente di natura economica. Nei giorni scorsi, due giorni fa, c'è stata una importante seduta di maggioranza, il sindaco ha incontrato la giunta e tutti i consiglieri di maggioranza, c'era anche lei, perché la clamorosa vicenda relativa al mancato versamento dell'IVA da parte del comune, gli anni che vanno dal 2017 fino al 2021, con le potenziali anche responsabilità di chi sapeva ed ha taciuto, perché è anche giusto specificarlo, è stato, diciamo, il tema quasi centrale di questo incontro che c'è stato l'altra sera, e un po' tutti i consiglieri di maggioranza hanno appreso al sindaco di questa situazione. C'è un colpevole secondo lei in questa vicenda, oppure si tratta di della cosiddetta sciatteria amministrativa? Ma c'è intanto una notizia certa, che non può essere smentita, dico a scanso di equivoci, sì, anche nei confronti di chi come lei ha dato la notizia. L'IVA nei 5 anni non è stata versata. E questo è un fatto? Questo è un fatto, diciamo, incontrovertibile e conclamato. Occorre però fare una ricostruzione, perché mi risulta che ci siano state delle dichiarazioni, ancorché delle dichiarazioni formali, dichiarazione fiscale ovviamente, e la gestione dell'IVA non può essere ricostruita, e questo è anche il senso del mio intervento nella riunione di maggioranza, non può essere ricostruita con un singolo puzzle, no? Il puzzle è composto da tante caselle. Noi abbiamo oggi soltanto una parte di queste caselle, che è il dato incontrovertibile del mancato versamento dell'IVA. Un altro dato, che proprio ieri è uscito sempre sotto il profilo giornalistico, e riguarda un avviso rivolto al Comune per l'anno 2018, per l'anno 2018, manca una ricostruzione, fra virgolette, fra dare e avere, fra Comune e Agenzia delle Entrate. A proposito di questo avviso dell'Agenzia delle Entrate, è un avviso che è arrivato a dicembre e sono stati assegnati i soliti 30 giorni per l'eventuale sanzione, per diciamo, mitigare la sanzione. O procedere all'accordo bonario. Abbiamo notizie con l'agenzia. Ma questo è un fatto esclusivamente gestionale. Però c'è un altro la dato, non può rimanere. C'è un altro dato di fatto, che il Comune di Giarre da più di un anno non ha un ufficio che si occupa dei versamenti, insomma, l'accertamento dell'IVA. Cioè, manca fisicamente un funzionario che abbia questo compito. Ovviamente risponde il dirigente apicale, per carità, perché la responsabilità è sempre apicale. Però io starei molto, molto attento, cauto, sarei anche cauto nel dare dei numeri, perché da un fatto certo possiamo noi concludere anche un rapporto di dare e avere, ecco,
utilizzo un po' questa diciamo espressione piuttosto esemplificativa, che in gergo si chiama compensazione, così come è possibile per alcuni periodi dopo un'attenta analisi procedere con un ravvedimento operoso. Io voglio dare anche un altro ci sono secondo lei gli estremi che si possono io voglio in dare questa direzione. Un altro elemento certo, l'ultima ricognizione interna sulla questione dell'IVA, ho qui i documenti, risale all'anno 26 marzo 2018. Chi è deputato a fare i controlli interni anche su questa materia è il Collegio dei Revisori dei Conti. E il Collegio dei Revisori dei Conti è chiamato a fare delle verifiche semestrali, così come è chiamato a una verifica semestrale rispetto ai dirigenti il segretario comunale. Qui abbiamo l'anomalia che purtroppo per l'assenza del dirigente finanziario il segretario comunale temporaneamente ed eccezionalmente è stato rivestito. Sul temporaneamente avrei qualche dubbio. Ma le cose, purtroppo le cose temporanee poi, però la legge è molto chiara. La legge è molto chiara. Il segretario comunale non può ricoprire sine die un incarico dirigenziale. Non mi pare che 5 anni sono già volati via. Non è più. Non sono pochi. Non siamo più, diciamo, nello straordinario. Ma allora il Collegio dei Revisori vuol dire che ha omesso questo controllo? No, il Collegio dei Revisori non ha anche perché questa situazione. Anche perché il vecchio Collegio dei Revisori ha fotografato questa. L'ultima fotografia, ecco, è del 2018. Abbiamo una fotografia chiara in cui c'è un rapporto di credito ma anche di debito del comune. Che riguarda comunque gli anni che vanno a cavallo tra il 2014 fino al 2017. C'è una situazione di credito da parte del. Conosciamo invece quest'arco temporale che è dal 2017 al 2021. La domanda che io pongo: è stata fatta una verifica complessiva della situazione dell'IVA? Quando noi diciamo è stata fatta da parte di chi? Io mi chiedo, c'è un problema. Il Collegio dei Revisori, scusate, questo Collegio dei Revisori che si è espresso ha cessato le funzioni nel 2018. Dal 2018 al 2021 c'è stato un altro Collegio dei Revisori. Sì. Io sono stato eletto ovviamente in questa tornata elettorale. Rivolgo questa domanda al Collegio dei Revisori, perché i controlli interni non li fa la politica, i controlli interni di carattere tecnico amministrativo vengono svolti dai dirigenti e dall'organo di revisione contabile. Aggiungo un altro elemento, che la Corte dei Conti proprio alcuni mesi fa ha richiamato il Comune di Giarre, tant'è che abbiamo approvato, la mia commissione ha esitato un regolamento sui controlli interni, lei lo ricorderà perché è un attento osservatore dei lavori consigliari, proprio perché la Corte dei Conti ha richiamato il Comune di Giarre in quanto vi erano delle gravi inadempienze, che ovviamente sono croniche per essere molto chiaro, sul sistema dei controlli interni. Allora, alla luce di questo regolamento io chiedo agli organi preposti, organo di revisione, a cui ho anche scritto per essere molto chiaro, perché io ho formulato diverse richieste all'organo di revisione e ancora attendo risposta, l'attuale organo di revisione, controllo della spesa sul personale ad esempio, il controllo sulla situazione procedurale, istruttorio della proposta del bilancio stabilmente riequilibrato, in particolar modo degli adempimenti conseguenziali che sono stati prescritti dal Ministero. Ma questo è un altro capitolo che possiamo approfondire. Io vorrei dire una cosa, c'è qui un problema politico poi di fondo alla fine, politico amministrativo. E c'è anche una notizia, che Cantarella per la prima volta ha alzato bandiera bianca. E c'è una grande tensione, una grande preoccupazione. Io dico, tutte queste cose che stiamo evidenziando, che lei opportunamente sta evidenziando e sta chiarendo a noi, ai cittadini, naturalmente all'opinione pubblica, non inficiano il buon andamento della vita amministrativa, non determinano una inefficienza, perché si tratta di tutta una serie di segmenti, di situazioni che determinano questo stato di cose, al punto che il sindaco sembra adesso molto preoccupato sul futuro amministrativo. Ma io tralascio un po' le dichiarazioni, insomma, in politica e nei rapporti politici ci sono spesso delle dichiarazioni che vengono utilizzate come potere negoziale, quindi non mi sentirei di parlare di bandiera bianca o di altro colore, ecco. Però già la tensione è un elemento. Ma io faccio un esempio quotidiano. Se io ho un'auto e non faccio la manutenzione, cioè non cambio il filtro, non cambio l'olio, ecco, per carità, l'auto continuerà a marciare.
Ma ci sarà un momento in cui, a causa del filtro otturato o dell'olio che viene a mancare, la macchina si impalla e si causano altri danni, cioè da danno deriva altro danno. Come si recupera questa efficienza, questa efficacia dell'azione amministrativa? Intanto al Comune di Giarre particolarmente esercitando i controlli interni. I controlli interni vengono esercitati dagli organi preposti, collegio e revisori, che al momento in cui esprime parere deve guardare... Che è un po' il braccio operativo della Corte dei Conti, sostanzialmente. Perfetto. Deve guardare le carte, diciamo, con la lente di ingrandimento, per essere molto chiari. Segretario comunale. Poi c'è anche il nucleo di valutazione perché riguarda i dirigenti. E il nucleo di valutazione è importantissimo. Assolutamente. Su questo tema mi pare che c'hai tu... Sì, assolutamente, poi ci arriviamo. Fa parte del regolamento che abbiamo varato sul sistema di controlli interni. Sì, assolutamente. Invece, prima di soffermarci sul nucleo di valutazione che si è insediato ufficialmente proprio nei giorni scorsi, e di queste ore la notizia è stata anche oggetto di un'interrogazione di una persistente carenza di illuminazione in diverse zone della città, ci sono problemi di impianti in avaria, sullo sfondo c'è la mancata manutenzione. Lei ci può confermare qual è il motivo? Perché noi abbiamo saputo che è un motivo quasi di natura burocratica per lo più, nel senso che non è stata pubblicata la determina, giusto? Oppure... perché la ditta è stata individuata mesi fa, ci risulta, la ditta che dovrebbe occuparsi delle manutenzioni, però sappiamo che non è stato formalizzato il contratto. Io proprio due giorni fa ho segnalato, perché ho ricevuto diverse lamentele da parte dei residenti di via Marrone, da diverse settimane è al buio questa via come altri. Ma anche il centro storico, pezzi di via Gallipoli, la zona della pescheria. Sì, e ho chiesto al responsabile delle manutenzioni, il quale con molta franchezza mi ha confessato che c'è un problema finanziario, di natura ovviamente tecnico-amministrativa, riguardante l'impegno di spesa. Ma per essere molto chiari, l'epilogo di ogni cosa, il punto dolente è che c'è un ufficio finanziario che oggi come diciamo nell'ultimo periodo è in grado di affrontare come ci riagirà la Corte. Parrebbe che c'è questo scontro in atto titanico, un ulteriore scontro tra personaggi del comune, dirigenti del comune, quindi questo alimenta ulteriormente, no, tensioni. Ma è come se ci fosse un malato grave in sala operatoria e i medici che devono... Si rifiutano di curarlo. No, litigano fra di loro. Mi pare. Allora, qui dobbiamo capire tutti, qui dobbiamo rivolgere un appello... La politica non deve recuperare questo ruolo forte. L'autorevolezza nei confronti della macchina amministrativa. Dobbiamo risollevare Giarre, è un imperativo categorico. E questo lo si deve fare capire, in modo chiaro. Invece un altro tema importante è quello che riguarda la presunta, giornalisticamente lo definiamo, gettonopoli al comune di Giarre, vicenda che comunque affonda le radici sul quinquennio scorso, quando alla guida della città c'era il sindaco Angelo Danna. È ripartito l'iter per il recupero dopo che c'era stato anche un pronunciamento del TAR, che il comune aveva provato a opporsi, no, rispetto a quello che aveva ricostruito l'ispettore. Lei ricorderà che nel primo consiglio sono stato lei l'unico. Esordito mi pare con questo sono argomento. Stato cioè, come, dove, ad dove siamo arrivati? Ad astenermi, anche perché non ha conoscenza di tutte le vicende assai travagliate, ma mi sono astenuto per un fatto evidente. È stata notificata illo tempore un provvedimento giudiziario al comune, che a sua volta è stato poi notificato a tutti i consiglieri. Occorreva dare esecuzione al provvedimento del tribunale. Dico, a torto o a ragione, io non voglio entrare nel merito chi ha torto e chi ha ragione, che potremmo dedicare una puntata sulla questione, diciamo, giuridica, ma si dice dura lex sed lex. Certo. Io ritengo che il responsabile del procedimento abbia fatto solo il proprio dovere, anche perché da notizie giornalistiche risulta che
sia l'ispettore regionale sia altri organi hanno voluto vederci chiaro e stanno approfondendo la questione procedurale relativa al recupero dei gettoni. Ripeto, non entro nel merito, chi ha torto, chi ha ragione. Invece diamo notizia, prima di occuparci dell'ultimo tema, di una vicenda che riguarda i dipendenti comunali che sono sul piede di guerra, allorché il sindacato, una delle sigle sindacali, ma credo che anche un po' gli altri seguiranno a ruota, le altre sigle sindacali seguiranno a ruota quanto sta denunciando il CSA, ovvero il coordinamento sindacale autonomo, ovvero che i dipendenti comunali di Giarre soffrono, stanno denunciando il mancato pagamento del salario accessorio. È stata indirizzata una nota non solo all'amministrazione comunale ma anche al prefetto di questa Catania. Questa è un'altra patata bollente. Sì, e in questa nota si rappresenta la grave situazione in cui versano per l'appunto i dipendenti del comune di Giarre, che attendono per l'appunto da anni. Si parla degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, quindi lamentano, attendono da anni la liquidazione del salario accessorio degli ultimi 4 anni, precisando che quanto tra l'altro lamentato riguarda proprio la parte fissa, ovvero il maneggio, valori, particolari, responsabilità, ma anche la produttività individuale e collettiva. Nella nota sindacale si evidenzia anche che in questi ultimi 4 anni sono stati tenuti numerosi incontri finalizzati alla definizione della contrattazione decentrata per ciascuna annualità e conseguentemente sono state anche sottoscritte le relative ipotesi d'accordo, in particolare per il 2018. Si è proceduto anche alla sottoscrizione del contratto decentrato per la conseguenziale adozione, per esempio, della determinazione di liquidazione della produttività ai dipendenti aventi diritto, ma quasi nulla è stato corrisposto. Poi, succede anche questo al Comune di Giarre, cioè dico, il clima è veramente rovente ovunque, adesso anche i dipendenti comunali. Ma io voglio fare, per così dire, una riflessione a voce alta. Per carità, dico, i sindacati sono la massima rappresentanza di garanzia e tutela dei lavoratori. Però a Giarre, anche perché conosco alcune questioni relative proprio alla contrattazione decentrata, in particolar modo del 2021, su cui ho fatto anche un'audizione in commissione, secondo me i sindacati, non mi riferisco a questa sigla, parlo in generale, devono avere un po' le idee chiare sul rapporto che vogliono intraprendere non con l'amministrazione ma in sede di delegazione trattante, perché non possono ragionare a giorno a terra, cioè per alcune cose stiamo parlando della migliore amministrazione possibile finora e per altro no, anche perché la coperta è corta, se la tiriamo da un lato manca dall'altro. Allora, quello che io ho sempre sostenuto, garantiamo ciò che è stato maturato e ciò che è stato contrattato e firmato e poi andiamo a discutere altro se rimane qualcosa. Mi pare che alcune rappresentanze sindacali abbiano garantito le prospettive di alcuni lavoratori a discapito di altro. Sì. E anche qui possiamo fare degli approfondimenti, ad esempio le posizioni organizzative. Esatto. Dicevamo e chiudiamo del nucleo di valutazione. Nei giorni scorsi c'è stato l'insediamento ufficiale del nucleo di valutazione, presidente Giuseppe Fimanò, componenti gli avvocati Sonia Limura e Enzo Di Carlo. Il nucleo di valutazione è finito nel mirino di un'associazione politico-culturale, articolo 1, che aveva ravvisato presunti profili di illegittimità, allorquando erano state soprattutto riscontrate delle presunte incompatibilità individuali. Tant'è che la legge è intervenuta con una nota che si è trasformata poi in diffida, perché a questa nota non è stata data alcun riscontro e l'ispettore della legione, dell'assessorato degli enti locali, ha dato ulteriori 10 giorni di tempo, pena poi l'insediamento di un commissario con tutti gli oneri a carico del comune. Secondo lei ci sono presunti profili di illegittimità? La domanda è chiara. La risposta è altrettanto chiara e netta.
Intanto ogni singolo componente si assume la responsabilità di ciò che dichiara, sia in sede amministrativa che in sede penale. Ma al di là delle dichiarazioni di ogni singolo nominato, vi è l'obbligo da parte del segretario di accertare la veridicità e la conformità di ogni singola dichiarazione. Ottima risposta. E credo però che questa amministrazione comunale si sia caratterizzata in questa fase in questo modo: prima si decidono le cose e poi si fa fatica a giustificare la legittimità amministrativa degli atti. Quindi da questo punto di vista bisogna dare risposte. Quando organi come la Regione, bisogna rispondere, ma bisogna infatti, aprire, infatti, sì, non affidare al Presidente. In sede di controdeduzione, e la controdeduzione va fatta a firma congiunta del sindaco, chiaro, e del segretario comunale. Occorre il segretario questo. Comunale tecnicamente dovrà spiegare le motivazioni delle controdeduzioni, diciamo dovrà spiegare la legittimità dell'atto, perché c'è una distinzione fra la competenza politica e la competenza del funzionario. Il politico può nominare anche, permettetemi, come Nerone nominò il cavallo, diciamo, un politico può nominare un cavallo. Il segretario deve dire no, il cavallo non lo puoi nominare, devi nominare un essere umano. In questa vicenda siamo proprio al limite, in una fascia come si... Ma io aspetto le controdeduzioni al segretario. Bene, siamo arrivati al termine di questa puntata. Noi ringraziamo il nostro ospite. Grazie a voi, l'avvocato Primavera, sempre per la trasmissione. Abbiamo un po' affrontato a 360 gradi quelli che sono gli argomenti di questi ultimi giorni. Grazie a Rosario Solace. Grazie a te, Mario. Buonasera. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Naturalmente, non mancate. Buonasera.